Sono molto contento perché speravamo che sarebbe stata una partita così difficile, perché noi in questo momento, abbiamo detto, lo sappiamo, insomma, siamo una squadra che ha mille problemi fisici, non riesce a allenarsi, non ha energia. E contro Biella è la squadra forse che ha più energia nel nostro campionato in questo inizio. Nel suo modo di giocare, è un modo di giocare problematico per noi e sono molto contento di aver vinto qui, sono due punti importanti in questo momento. Noi siamo stati da un lato molto bravi nel primo tempo, con i giocatori a stare sul piano partita, a non dare secondi tiri a Biella che era più qui prima nei rimbalzi d'attacco, a tenere il ritmo nostro che volevamo, ma siamo stati purtroppo colpevoli nella prima fase, quando siamo andati in vantaggio anche di 10 punti, di buttar via 3-4 palloni banali. E questo era il cinismo che ci mancava per tenere un vantaggio più consistente all'intervallo, che era quello che, per quello che avevamo fatto, dovevamo, volevamo avere. E invece siamo rimasti troppo vicini con quei tre canestri di differenza. E Biella poi nel secondo tempo, ripeto, la sua energia è stata superiore alla nostra, ci è passata avanti e credo che il grande merito dei miei giocatori sia stato quello, insomma, eravamo consapevoli ci sarebbe stato da soffrire punto a punto e l'abbiamo vinta con delle giocate difensive importanti nei momenti chiave, negli ultimi 5 minuti, che erano quelle che ci erano mancate domenica scorsa perdendo in casa contro Caserta. E quelle come, che una squadra come la nostra deve fare quando è in momenti di difficoltà. Però ripeto, sono molto molto contento perché la nostra situazione è peggiorata questa settimana fisicamente dopo anche la sconfitta in casa, eppure siamo riusciti a vincere sia una partita di Eurolega che questo è un campo molto complesso. È chiaro che non è sufficiente che adesso che giochiamo subito mercoledì con Istanbul una partita di grande importanza e molto dura, li giocheremo sabato poi con Roma, prima di una settimana tra Barcellona e Milano, quindi c'è poco tempo per rimettersi a posto, però intanto magari cerchiamo di inserire anche Rakocevic man mano che prenderà un po' di condizione, quindi se teniamo duro in questo periodo, come abbiamo fatto oggi, poi insomma staremo meglio e quindi quello ci deve dare fiducia. Tutto. La coach dice oggi aveva dei problemi o una scelta tecnica? Ancora... No, a parte che devo prendere anche il visto, ma non è adesso in condizioni, sei in Eurolega, sei fuori ritmo partita, ha fatto un allenamento con i compagni, abbiamo messo 7 minuti in Eurolega, nel momento non era nemmeno previsto, ma perché siamo partiti più di 20 punti di vantaggio, è stato un momento che abbiamo provato a fargli assaggiare il campo in casa nostra, ma anche perché lì possiamo avere uno straniero in più. Portare oggi per tenere fuori un altro non era pensabile e quindi aveva bisogno un po' di tempo, come è normale che sia, però insomma sicuramente ne abbiamo bisogno in questo momento. Ci sono tanti che avrebbero bisogno di riposarsi, Larinovic è uno, quei 10 minuti in cui lui è stato in campo senza tentare un tiro, ma comunque è stato in campo in maniera efficace nel gioco, nella difesa, dipingono un po' il quadro della situazione, cioè la voglia di volerci stare, l'incapacità di essere quello che fa 30 punti. No, sono d'accordo perché questi sono giocatori che anche quando sono al 30% o al 40% è importante che facciano una cosa per la squadra, che non perdano, che usino la loro concentrazione in difesa, che muovano la palla come ha fatto lui. Oggi per quello che può darci adesso il mio assist è piaciuto molto, perché so le condizioni, so che nell'ultima settimana non ha giocato con Caserta, ha dovuto fare due partite e un mezzo allenamento, quindi e se pensiamo al periodo prima Caserta, diciamo da Kazan a oggi ha fatto due partite e un allenamento, quindi ripeto, ma come noi siamo molti in questa cosa qui, anzi quello che noi dobbiamo fare ancora di più è proprio questo, perché ripeto, nel primo tempo abbiamo avuto vantaggio, siamo stati bravi a tenere il piano partita, volevamo ancora di più, dovevamo essere
altruisti in attacco a passarci a tutti quanti, a rinunciare a un qualcosina per muoverla, per tenere Biella in difesa anche 23 secondi e mezzo. E quindi ancora un po' più cinici lì, perché eravamo consapevoli che non abbiamo tanti punti nelle mani e non dovevamo dare a Biella, ripeto, con quelle 3-4 perze che abbiamo sprecato, la possibilità di essere sotto la doppia cifra vicina così a Viterbo. E poi comunque sul finale la classe di McCaleb, 7 punti lui, ha cambiato un attimo la situazione. Da meno 5 in un attimo, proprio in un minuto e mezzo, due, tutto è cambiato. Quindi in questo caso è il singolo che ha fatto la differenza anche. No, la differenza fanno sempre le squadre, attenzione di là, è come se dicessi che Biella sta alle 27 punti, io quanti ne ha fatti di Coleman che non riuscivamo mai a fermare in nessun modo, forse sulla roba zucca. Però è chiaro, ci sono dei giocatori che hanno più talento, però Biella è brava a spaziarsi, a mettere di sistema, a triplearti le penetrazioni, così come noi abbiamo scelto in finale di giocare con due playmaker proprio per poter avere, sfruttare anche McCaleb in fase di finalizzazione e non di regia, di alternarsi. Infatti c'è stato anche un canestro molto importante di Zizis, o con più movimento la bomba aperta di Stone. Quindi diciamo che è stata poi la squadra a tenere questo ritmo qua, che è stato importante. Poi è chiaro che McCaleb è lì per quello. Si vede. A voi, buonasera.